siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo nella nostra postazione di Radio Bruno sono tornati Der Jack, ciao ragazzi! Ciao! Ma che bello rivedervi qui, davvero, grazie! Grazie, no, grazie a voi, perché Radio Bruno è una fantastica radio e noi siamo sempre ospiti. Cominciamo a sentirci a casa, quando esatto. siamo da voi. Ci fa piacere, davvero. Allora, com'è andata? A parte la serata delle cover, aver cantato già due volte su quel palco, si sta meglio? No, in realtà non ci si abitua mai a quella magia che ha il palco dell'Ariston. E in realtà siamo saliti sul palco ieri un po' più sicuri, ma l'emozione è stata sempre grandissima, anche perché abbiamo portato una canzone che è veramente una leggenda della musica italiana, e veramente è stato come se il grande Sergio Endrigo era lì con noi, è stato bellissimo. Che bella questa cosa, sì, no, veramente. Poi abbiamo sentito anche Claudia, la figlia, è stata molto contenta, si è commossa, ha pianto, quindi insomma... Quindi vi volevo chiedere il messaggio più bello che vi ha emozionato, sicuramente questo, di questi giorni. Sì, sì, è proprio questo, anche comunque trasmettere una canzone che è del 1962 ai giovani, farle conoscere alle generazioni che non c'erano prima. E infatti noi vi ringraziamo di quello, perché così tante ragazze, tanti ragazzi possono riscoprire la meraviglia appunto di Sergio Endrigo. Allora, come vi state preparando a questa sera e soprattutto domani sera la finalissima? In realtà non ci stiamo preparando affatto, siamo talmente tanto presi da quello che dobbiamo fare 10 minuti dopo 10 minuti che non ci si capisce, però riusciamo a, cioè c'è una parte di noi che salvaguarda una parte di energie per stasera, siamo infatti allora quei pochi istanti prima che Carlo Conti dica il vostro nome, che cosa succede? Massima concentrazione, vi parlate un po', state in silenzio, diteci, dai, ci consultiamo tra noi, in realtà ci mettiamo a cerchio e ripetiamo sempre il nostro motto, spacchiamo tutto, ragazzi, no, entriamo e spacchiamo. C'è tutto. Una cosa molto carina che insomma nel backstage prima dei concerti, in particolar modo per un evento come Sanremo, ci sono tantissime persone intorno e prima di salire sul palco noi sentiamo l'esigenza, esatto, di stare noi cinque vicini e basta. Via e poi... tutti, solo noi cinque. Oh, lo vogliamo dire che invece Sanremo è presa d'assalto dalle vostre fan che stanno venendo per la firma delle copie dell'album, che sta andando benissimo e soprattutto vi stanno inseguendo, ma io credo che sia un piacere, un onore, no, per no, voi? Bellissimo, perché veramente ogni qualvolta usciamo dall'hotel abbiamo questa come una processione veramente di fan, e questo è bellissimo perché noi andiamo sempre a piedi, no, all'Ariston, per dire, per prendere anche un po' d'aria, fare una camminata, e proprio vedi questi ragazzi che ci seguono, è stato bello. Oggi abbiamo beccato anche la banda di Sanremo addirittura, soprattutto... e ho diretto anche, dai, che sì, bello, sì. Ti hanno seguito, ci hanno sì, detto sì, che da tempo non succedeva così a Sanremo, infatti che... dai tempi c'era dei Take That. È quindi vero, no, e prima ancora Duran Duran, esatto, esatto. Siamo contentissimi. Quindi complimenti. C'era una cosa prima di arrivare qui a Sanremo che pensavate, ma magari sarà appunto un bellissimo carrozzone, tantissime interviste, che poi non so se si è realizzato meno, cosa vi aspettavate? Ci avevano detto che sarebbe stata una settimana molto intensa di interviste eccetera. Solo che quando la vivi poi sulla tua pelle è tutto un altro effetto, perché sì, abbiamo dormito 6 minuti questa notte, i famosi 6 minuti. Però intensi, 6 minuti. 6 minuti intensi. Cioè impegnati proprio. E quindi insomma, però andiamo avanti, stasera suoniamo anche con le occhiaie, ma che ci importa. Com'è il vostro motto? Spacchiamo tutto? Spacchiamo tutto. Ce ne sono allora diverse. Lo diciamo a tutti, ce ne sono no, molti, quello che si può dire, quello che si può dire lo diciamo a tutti gli amici di Radio Bruno, Der Jack, dai. Quello tutti diciamo, insieme. Dai, vogliamo... Dillo uno. Allora. Scegli. Una cosa di cui andiamo fieri, insomma, è importantissima. Noi cerchiamo sempre di volare alto pur mantenendo i piedi per terra. Ah, esatto. E questa è una cosa importante. E questa è una cosa fondamentale. Grazie mille di essere stati con noi. E mi raccomando, sosteneteci stasera. Stasera votate. Sapete ci già il codice? No, ce lo dicono. Votate Der Jack, votate. Votiamo. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie. Ciao.